Sia un piatto che va servito freddo, ma qui a Cortona la temperatura è tutt'altro che polare. Dopo 4 anni il Sario torna ad assaporare una finale nazionale e tra i blues e il tricolore c'è quel tavolo al topascio che evoca ricordi così brutti. Questo però è tutta un'altra storia e un finale, ancora tutto da scrivere. Lo scudetto aspetta una maglia sulla quale essere cucita e il Sario vuole tornare a Roma da vincitore. Sicuramente la tensione si taglia con un coltello, come si dice. Adesso c'è un errore. Questo appoggio completamente sbagliato, Mancini con i piedi. Ferma Biagi, poi il pallone beffardamente rimbalza fuori, stavamo dicendo che tutto taceva e invece al quinto il primo scossone lo dà il Tau Altopascio che va vicinissimo al gol dell'1-0. Occhio perché la sfera rimane lì contro Grossi, verso il centro dell'area di rigore dove Montalti si divora letteralmente il gol che al 15° poteva portare il Tau Altopascio sull'1-0. Adesso il pallone indirizzato verso l'area di rigore, occhio perché ha spazio dell'Orfanello che vuole girarsi ma viene murato, il pallone resta in vita, la conclusione da parte di un giocatore del Tau Altopascio che lambisce il palo, occhio perché vuole innescarsi Alfonsetti, Alfonsetti zona tiro, Alfonsetti carica a destra, Alfonsetti in due tempi la fa sua Cozzino, ma ecco la prima occasione del Savio a crearla, eroe Alfonsetti. Sì. Parte D'Angeli con il destro direttamente verso la porta, pallone non di molto al di là della porta difesa da Cozzino, Nicoletti in favore di Mirti, Mirti zona cross, la mette dentro per la testa di Fontana. Agozzino se la ritrova tra le mani, ma questa di fatto è la prima occasione della seconda frazione e a crearla è l'altro addizionale numero uno, ovvero Fontana. Parte adesso D'Angeli, parabola ad uscire sul secondo palo, pallone che si perde là, c'è una mischia, la mette fuori il Tau Altopascio che trema, vacilla, ma si salva nuovamente. Adesso il fischio, parte Troiano con il mancino, pallone verso Fontana, Agozzino non benissimo, il pallone si impenna, scavalca la fila bianca e al 19° nella maniera più rocambolesca la finale si sblocca e a passare in vantaggio è il Savio con un lampo di Fontana. Levata all'indirizzo del numero 18 e al Topascio, occhio che si riporta in avanti il pallone lungo all'indirizzo di dell'Orfanello, Mancini provvidenziale ad uscire sul numero 11 e chiudere quella che poteva essere la chance per l'1-1 toscano. Disperati assalti tentati dalla formazione di mister Guidotti, Zini lungo trova una sponda che in qualche modo riesce a favorire Cesca, occhio al pallone per Caselli, Caselli posizione regolare questa volta, Mancini in uscita, il pallone resta là, Caselli Benedetti vuole girarsi in mezzo a due, ancora il numero 6, la mette al centro per la testa di Caselli. Corre un brivido sulla schiena di Mancini, ma al 38° e 28 si perde anche questa sul fondo e il Savio probabilmente ha messo gli ultimi punti al suo scudetto. Si adesso per 3 volte il signor degli esposti di Bologna, finisce qui la finale del scudetto, sono le 20:07 di sabato 27 giugno, il Savio è campione d'Italia dei giovanissimi dilettanti per la stagione 2014-2015, il titolo tricolore torna a Via Norma ma resta a Roma passando dalle maglie blaugrana della Rigor Perconti a quelle blues di un Savio che ha stradominato la stagione e in Final Six ha fatto valere le sue ragioni di squadra più forte di tutta Italia. E adesso si sta sul tetto nazionale prendendosi il tricolore quanto mai meritato.